Terza edizione Giro Nordiche Cesiolino. Quarta edizione Giro Vagando per Cesio. E prima tappa Giro Nordic 2018. Così si presenta la competizione per il 2018, con molte novità tecniche e uno spirito sportivo al massimo. Siamo a Cesio Maggiore, all'interno del Parco delle Dolomiti Bellunesi, e qua c'è tutto quello che ci doveva essere oggi, veramente più al Nordic Coast. Previsioni per oggi? Previsioni avremo credo intorno alle 200 partecipazioni per quanto riguarda la camminata nordica, poi c'è anche la collaterale podistica che sicuramente avrà un buon numero di podisti partecipanti tra competitiva, non competitiva eccetera. E dobbiamo anche dire che questa è la prima tappa oltre che di Giro Nordic anche di Walking Giro Nordic, che è diciamo così il circuito parallelo che va a promuovere il territorio in maniera anche più particolareggiata rispetto all'aspetto sportivo di Giro Nordic. Quindi abbiamo scelto un bel posto, la giornata è splendida, io dicevo prima c'è gente che fa la coda su Alemagna per andare a Cortina, qua basta che ti giri a destra, ci sono le vette imbiancate, c'è Cesio Maggiore, un ponte bellissimo, veramente penso che le persone oggi si divertiranno un casino. Siamo arrivati alla quarta edizione di Giro Vagando per Cesio, terza volta che ospitiamo il Giro Nordic e siamo molto contenti perché la risposta del Nordic Walking è sempre notevole. E per quanto riguarda l'organizzazione, sì, siamo già partiti da ottobre con preparazione del volantino, il percorso e quant'altro. Dopo una corsa, una gara del genere con la corsa, con l'udicomotoria e col Nordic Walking comporta anche un coinvolgimento di parecchie persone, quasi 70-80 persone tra il percorso, la cucina, le iscrizioni e tutto così. Per cui quando arriviamo al giorno della gara che tutto, e dopo finisce la gara che tutto va bene, noi siamo felicissimi. E dopo abbiamo visto che nonostante il brutto tempo c'è stata una bellissima risposta anche della gente. Adesso non so ancora i numeri perché le iscrizioni stanno volgendo verso il termine, però penso che 200-250 persone ci sono e quindi noi siamo molto contenti. Appuntamento sarà in Valle di Schievenin, quindi un'altra location piuttosto particolare. La Valle di Schievenin è un'insenatura nel comune di Quero Vas, particolarmente conosciuta dall'ambiente dei rocciatori, cioè la palestra più completa in Italia come pareti di roccia. Avremo lì la prima Sky Nordic, che è un po' la novità di Giro Nordic 2018, cioè delle manifestazioni con prettamente terreno in salita, anche se compatibile per tutti, quindi un modo di fare Nordic Walking un po' diverso. Sicuramente anche lì all'insegna proprio della scoperta di un territorio montano che altrimenti i camminatori tenderebbero a frequentare soltanto a livello di trekking, mentre si può fare anche del buon Nordic Walking. Com'è il percorso? Allora, il percorso è bellissimo, ha nevicato, quindi diciamo era un po' sdrucevole, però diciamo come percorso bello. Anche qui un'organizzazione coi fiocchi. È eccellente, perché era ben segnato, e perfetto, senza intralci, senza... perfetto. Bene, aspettiamo la fine e vediamo se sei veramente prima. Bravo, sei già... bravo! We'll be right back.
Nordic Walking, viva il Nordic Walking, grazie a Valdo TV di essere presente anche quest'anno, veramente, cioè, territorio, televisione, sport, un connubio stupendo, grazie a tutti.